L'intelligenza artificiale e l'impatto nella relazione educativa. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto questa mattina al seminario vescovile di Trapani. In un salone Santa Chiara gremito di giovani a relazionare sull'argomento è stato Massimiliano Padula, sociologo e docente di scienze della comunicazione sociale presso l'Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense. L'intelligenza artificiale, nonostante sia un tema antico che nasce già dalle narrazioni distopiche di fine Ottocento, è entrato prepotentemente nel dibattito contemporaneo. Come ogni novità, genera paura, genera disorientamento, può destabilizzare. L'intelligenza artificiale, come qualunque prodotto umano, può determinare vantaggi, così come anche svantaggi, perché riflette l'ambiguità dell'individuo, l'ambiguità dell'umanità. L'importante è utilizzare l'intelligenza artificiale come valore aggiunto, prospettiva di guadagno educativo che possa partire appunto per esempio dai software online, che possano quindi contribuire e favorire anche una progettualità educativa a partire dalle scuole sino alla dimensione istituzionale. Quindi l'intelligenza artificiale è potenzialmente un grandissimo strumento educativo. La tentazione di utilizzare la tecnologia è quella di sbilanciare l'utilizzo sulla dimensione ludica. Invece le tecnologie possono offrire tante possibilità a livello relazionale, a livello di crescita, a livello di conoscenza. Direi ai ragazzi di andare oltre la dimensione ludica e di pensare che le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, il machine learning possono diventare davvero strumenti di crescita. All'evento è intervenuto anche il vescovo della diocesi di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli. Cominciare a dare degli strumenti utili all'intelligenza dei nostri giovani per poter governare l'intelligenza artificiale e non esserne governati, per arrivare a un'esperienza, soprattutto anche con l'aiuto delle scuole, con l'aiuto della vita pastorale, ad essere protagonisti attivi e non subire quello che è il mondo nuovo. E credo che questa invasione dell'intelligenza artificiale ci obbligherà anche a modificare certi contenuti che finora abbiamo dato per scontati. Invece vanno tutti verificati se sono veramente al servizio della dignità dell'uomo e della donna del nostro tempo.